Stanno sfilando ancora i figuranti, gli sbandieratori. Andiamo a sentire cosa dicono le varie contrade, sei contrade, per questo palio che sta diventando una cosa importantissima nel Basso Polesine. Andiamo. Allora, con la dottoressa Isi Coppola, innanzitutto la complimenti per la miss, dottoressa. Grazie. Lei l'abbiamo intervistata per l'inaugurazione delle estati di Adria. Secondo me lei porta fortuna perché un successone l'estate di Adria, un successone questa serata, migliaia di persone, migliaia di figuranti. È un segnale positivo della nostra provincia, o sbaglio? Sì, un segnale, un ulteriore segnale positivo. Io qui poi sono nella mia città, io abito a Portoviro, provengo dalla contrada di Fornaci. Stasera porterò i saluti di Venezia direttamente. E quindi stasera è una bellissima serata, non solo per il clima che è meraviglioso, noi non lo avvertiamo tanto in questi abiti, però è una serata particolarmente di festa, non solo per la città di Portoviro ma per tutto il Delta. Quest'anno poi ricorre il 400° anniversario del taglio di Portoviro e questo palio è dedicato anche a questo evento storico. Un evento che naturalmente anche noi come Regione Veneto, non solo patrocinando e sponsorizzando questa manifestazione, ma anche molte altre manifestazioni che verranno dal 16 settembre in poi, che è appunto la data che segna il ricordo di questi 400 anni, di questa opera mirabile del taglio, appunto anche la Regione, non solo con queste serate, ma anche con altri momenti, sottolinea come la Serenissima sia stata sempre attenta a questi territori. Quindi territori che hanno sicuramente un passato importante, un passato che forse per molti è fatto semplicemente di paludi, di zanzare, di povertà, per noi è fatto anche di valori che ci legano a una terra che abbiamo da sempre difeso, una terra che va assolutamente ancora oggi valorizzata, una terra che ha bisogno di essere amata, esattamente come i polesani sanno fare. Gioco delle botti a coppie, un uomo, una donna, un uomo. Mentre sta recuperando Portasi. No. Donada in leggero vantaggio, però la giovane coppia di Portasi sta recuperando. Regina di Purzin. Certo. Però sei specializzata in? Torte. Fate tu? Sì, alcune io, alcune le mie amiche. Ci siamo dati da fare e abbiamo preparato qualcosa. Quelli della Mea hanno detto, vincerà sicuramente la Mea. Tu cosa rispondi? Comunque vada, vincerà sempre la miglior contrada. Purzi. Certo. Ciao. Allora Tiziano, tu eri il capitano fino all'anno scorso, quest'anno perché non sei capitano? Largo ai giovani. Secondo te avete una buona squadra, potrà vincere? Speriamo. È come diplomatico, non mica ti sbilanci tanto, dai, un po' di sano agonismo. La miglior squadra è il? Porticino. Bravo, ciao. Puoi prenderne uno, gruppo delle Fornaci, guardate qua che gruppo ben assortito, bello, bello, bello. Secondo voi, sto palio chi lo vincerà? Fornaci, ovviamente. Ovviamente anche? Certo, certo. Secondo me, se non vincete, hai guffato tu. Pazienza. Eppure vigile? Attenzione signori, potete ricattarla per la vita intera, è il vigile di Portoviro? Uno dei vigili. Ma siamo davvero... Sì, siete davvero. Registrate, premete REC, potrete riprendere il vostro vigile. Se lei vi ferma e vi dice vi faccio la multa, guarda qua. Beh, anche i vigili si divertono, leggono per il proprio quartiere. Va bene, quindi forza Fornaci. Complimenti, complimenti, belle signorine.